benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con Selene. Ragazzi, vi ho fatto delle domande. No, in verità non vi ho fatto delle domande. Vi ho chiesto delle domande su Instagram, ragazzi. Appunto, Instagram lo trovate in descrizione, c'è il mio profilo personale, dove ogni tanto tipo pubblico cose random e vi chiedo anche queste cose, quindi è sempre un buon modo per partecipare ai video. Detto questo, ragazzi, appunto, vi ho chiesto di farmi delle domande e quindi risponderemo qui noi due insieme. Cominciamo. Non riesco a fare la tosse. Non è che devi per forza farla. Anche... Ma mi sento... Lascia stare. Il signor Nessuno ci chiede: come hai conosciuto i miei deboli? Ovviamente, ragazzi, cercherò di rispondere a delle domande che siano, diciamo, fattibili sia per me che per lei. Allora, io i miei deboli, inteso come ovviamente il mio gruppo di amici, penso si intenda quello di YouTube, li ho conosciuti poco a poco, diciamo, oserei dire alla prima Games Week a cui ho partecipato, che appunto è una fiera a Milano abbastanza figa. E poco a poco appunto li ho conosciuti tutti, ci ho cominciato a fare amicizia, video, ci sentivamo su TS e siamo appunto arrivati a questo punto in cui siamo diventati tutti quanti bellissimi amici. Te? Allora, io devo dire che prima di conoscerli tutti al Malpensa Fiere 11 settembre 2016 avevo fatto un video tipo dove dovevo rispondere a delle domande su YouTube e le domande le avevo prese dal canale di Charlie, quindi già conoscevo di nome Charlie e sapevo che c'era in fiera sta Charlie. Oh, molto emozionante, dai. Allora andiamo avanti con le domande. No, non mi parlare, c'era questo Charlie, allora volevo taglio. Dai! Secondo te se dico fuck you, Nick, non è family friendly. Una persona ci chiede una vostra storia da ubriachi. Allora, io gli tengo a dire che nonostante ogni tanto possa anche bere qualcosa, non mi sono mai assolutamente ubriacato, perché non penso di definirmi un bravo ragazzo, però non mi sono mai ubriacato. Io non ero totalmente ubriaca, ma avevo bevuto un po', solo che avevo bevuto due cose diverse, la seconda cosa era un pochino troppo dolce e ho probabilmente tipo rimesso anche l'anima. Rimesso vuol dire aver gottato, vomitato. Volevo dirlo in modo carino. Sì, non ci sono modi carini per dire queste cose, eh. Rimettere. Alicia ci chiede: hai mai pensato di chiudere il canale? Ora io qui, siccome a questa domanda ho già risposto, rispondo aggiungendo una cosa. Mettiamo il recentemente, perché sennò non c'ha molto senso. Allora, ragazzi, no, io comunque sì, ci ho pensato in passato, diciamo recentemente assolutamente no, perché piuttosto che diciamo chiudere il canale, smetto di fare video, diminuisco di fare video, se mi passa la voglia metto il canale in pausa, ma chiudere non ha senso veramente. Stessa cosa più o meno, anche se adesso io ho già il canale in pausa perché sto facendo la maturità e quindi poi lo riapro. Quindi buona fortuna. Gabriele fa una domanda un pochettino: come fa ad essere così figa la tua amica? Non è una mia amica, semplicemente, onesto, no? Fede Sanna ci chiede: la metene è reale? Io dico di sì, te cosa dici? Sì, abbastanza, dai, abbastanza. Emanuele, qual era la tua passione da piccolo? Appunto, nel tuo caso, da piccola. Allora, io da piccolo, sinceramente, non so che passioni avevo, in effetti. Cioè, è abbastanza triste la cosa. A me piacevano molte cose, computer, tecnologia, cose che tuttora mi piacciono. Quindi, diciamo che le mie passioni da piccolo sono quelle che ho tuttora, soltanto che, diciamo, che le ho portate avanti a un livello magari successivo, più avanzate, quindi più o meno le potete vedere anche voi nelle mie vita quotidiane, sia su YouTube che appunto se mi seguite anche su Instagram, che porto tante belle cose. Invece te, sentiamo, quali erano le tue passioni da piccola? Semplicemente non me lo ricordo. Che bella infanzia, mamma, non, cosa volevi fare? Non me lo ricordo. Ho una memoria corta. Emanuele ci chiede: ti piacciono i suoi capelli? Molto generica. A me sinceramente i suoi sì, perché cioè sono fighi. Guardate, sono tipo, non so se si vede molto, ma tipo arancioni alla fine. Cioè, c'è mia sorella, dice che sono rossi. Secondo me sono arancioni, anzi scrivetelo voi nei commenti, ragazzi, sono arancioni o rossi. E non lo so, te cosa, cioè secondo te cosa sono? Arancioni. Sono arancioni, sì. Però l'arancione è una sfumatura del rosso, quindi secondo me si definiscono arancioni. Secondo lei, boh, dipende, appena perché faccio lei è già confusa di suo. Ditemi voi appunto secondo voi cosa sono. Appena faccio la tinta sono rossi, se poi li lavo un paio di volte diventano arancioni. E dunque sentiamo, cosa pensi dei miei capelli, dai? Questi qui che sono pochi. Sono pochi? Sì. Ah sì? Va bene, va bene. Perché la gente mi chiede come state?
Bene. Filippo ci chiede: cibo preferito? Beh, io prima ne avevo soltanto uno, diciamo in linee generali la carbonara, però in effetti penso di averne più di uno, cioè ce ne sono tante, le lasagne, come faccio a rinunciare alle lasagne, al riso freddo d'estate? Mamma mia, è buonissimo! Ce ne, ma no, ci sono tante cose a cui io sinceramente come persona non riuscirei a rinunciare, quindi dirne una in particolare mi risulta difficile, però ce ne sono tante, diciamo. Te invece ce n'hai una in particolare? Se la burrata. Io non so nemmeno cosa sia. Madonna. Beh, sicuramente posso dire una cosa, il mio dolce preferito è il tiramisù, un piccolo extra. God Nameless ci chiede: sei mai stato sospeso? Beh, allora io su queste cose qui, al mio riguardo alle robe successe a scuola, potrei farci un video totalmente dedicato, anzi fatemi sapere se lo volete, perché ragazzi ne ho a migliaia di cose da raccontare. Però sospeso mai, anche se ci sono andato molto vicino, però comunque mai. Te? Siamo bravi ragazzi, più o meno. Dico più o meno perché comunque se un giorno farò mai video sul ciò che ho fatto a scuola, Si capirà che io non ero un bravo ragazzo a scuola, però comunque sospensione mai. Ale Burlona ci chiede: vivete nella stessa città? Se no, non vi turba una relazione a distanza? Allora, io abito a Pisa, lei è di Milano, sono tipo 300 km di distanza che io tipo ogni tanto mi faccio in un giorno solo, perché quindi non è alla fine vera e propria distanza, perché comunque ci si vede e tutto, quindi non è un problema. Allora, Donato Top, e se Top lo dice lui, ragazzi, mamma mia, cosa hanno pensato i tuoi genitori quando hai fatto il primo video su YouTube? Allora, i miei genitori hanno scoperto del mio canale quando avevo circa 10.000 iscritti, quindi ero già un pochettino più avanti con, diciamo, i miei traguardi su YouTube, e hanno visto che mi piaceva, che avevo un seguito, e quindi mi hanno lasciato fare, anche se pensavo all'inizio che fosse una cosa molto molto stupida, e infatti mi prendevano veramente per stupido, però ora ormai è una cosa, diciamo, standard, è l'abitudine, quindi è una cosa normale e non mi dicono più nulla. Credo che i miei pensino ancora che sia una cosa stupida, ho dovuto chiedere il permesso per aprire il canale e guardano tutti i miei video, e se c'è qualcosa di sbagliato che non va giù devo cancellare il video, però va bene lo stesso. Ultima domanda. Carlo ci chiede: credete agli extraterrestri? Credi che siano già in contatto con noi? Allora ragazzi, a questa domanda, l'ultima domanda, rispondo solamente io. Ragazzi, la DPG si definiscono alieni, quindi sì, gli alieni esistono e sono in contatto con noi. Gang, gang, gang. Se ne sta andando. Finito. Torna qui. Finisci tu il video, mi siedo qua. Ma come? No. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. C'è Selene qui che non so cosa stia facendo, perché è scappata dopo la battuta della DPG che sono tutti alieni. E quindi, spero vi sia piaciuto, e quindi ciao a tutti!